si sa, l'Inter negli ultimi tempi è la squadra in assoluto più forte. Io credo che negli ultimi 4 anni, se non hanno vinto qualcosa, devono fare di mea culpa, perché è sempre stata la squadra migliore. E poi non sono neanche tanto d'accordo sul fatto che porti degli inconvenienti il non allenarsi, perché quando un giocatore importante vince un qualcosa di importante, prende uno stimolo e un entusiasmo che poi dovrà necessariamente metterlo su campo. Perfetto. È chiaro, si allena meno Luciano, però vengono a casa con la forza di chi ha dimostrato di essere la squadra più forte. Sì, per cui Gigi, io sono d'accordo, sì, con te, però attenzione, io che ho seguito spesso il Napoli negli ultimi tempi, ti posso dire che una partita gagliarda come quella che ha fatto, perché poi in effetti chi ha fatto la partita è stata l'Inter, chi ha cercato di difendersi e ripartire è stato il Napoli, però complessivamente fino alla fine della partita, ancorché in inferiorità numerica, il Napoli faceva 0-0 con l'Inter. Adesso io dico che in questi contesti qua praticamente va tutto bene, però tu che sei stato allenatore e lo capisci meglio di altri, ti dico che in quell'occasione lì, tenendo conto del Napoli che sostanzialmente è stato all'altezza dell'Inter, magari giocando in maniera diversa, però imbrigliando gli attaccanti dell'Inter in maniera abbastanza encomiabile, hanno giocato i giocatori più per se stessi che per il Napoli. Perché io che ho visto le partite praticamente del Napoli ultime, sembrava che andassero a spasso, e qui invece si è visto un Napoli talmente gagliardo che addirittura poteva portare l'Inter, ancorché in inferiorità numerica, ai rigori. Questo è quello che però io... Luciano, convieni che il palcoscenico era un qualcosa di importante, venivano visti in tutto il mondo, per cui anche per sono un potere d'accordo contrattuale non dovevano assolutamente sbagliare la partita. Dopo hai ragione, il Napoli che non era all'altezza dell'Inter come assolutamente qualità. No, assolutamente poi, no. E poi restando in uno in meno, hai visto però la voglia di dimostrare di quei giocatori che il Napoli è stato giustamente campione italiano l'anno scorso, e i giocatori che l'avevano portato lì sono dei giocatori validi, per cui hai visto una buona partita. No, io adesso però voglio vedere il Napoli domenica io. Perché è giusto far vedere la stoffa di giocatori che hanno vinto il campionato l'anno prima, ma lo devi fare anche durante l'anno in cui non ti girano le cose bene, Chiaro. Perché altrimenti dare sempre la colpa all'allenatore mi sembra un po' riduttivo, Luciano. Io sono d'accordo con te, guarda Gigi, e lì praticamente mi è sembrato, a me che vedo il Napoli sul campo in diverse partite ultimamente, mi è sembrato proprio di vedere un Napoli diverso, con una gagliardia fisica tale da impegnare una squadra superiore come l'Inter in questo momento, e da rendere anche nulli gli attacchi dell'Inter, vogliamo dire anche questo, e mi ha dato la sensazione che giocassero più per se stessi, considerando una cosa che praticamente la maggior parte, voi avete sentito il discorso che ha fatto Osimhen oggi per caso? Dopo no, ne dobbiamo parlare. Ne parliamo, ma Osimhen è uno che andrà via alla fine dell'anno, il che vuol significare che tanti giocano per se stessi per andare via dal Napoli, perché non è più il discorso che faceva il Napoli con Spalletti e con Giuntoli, è un Napoli diverso. C'è un po' Napoli di autogestione, che praticamente è quello, ricordami, poi te lo dirò dopo, è quello che è mancato a te quando sei andato alla Juventus, non c'avevi una spalla giusta di dirigente che ti proteggesse. È fuori di dubbio, ma lo so Luciano, allora... Io non do colpa a nessuno, io sono responsabile. Ma la do io la colpa. Allora, mister, al rientro facciamo un salto nel passato, se le va. Torniamo anche sulla sua avventura con la Juventus, con l'ausilio di Luciano e tutti i nostri tanto ospiti. Ci torno io anche per difendere lui, perché lui è passato come quello che... Ma poi lo diciamo tra poco, 2 minuti di break. Ben ritrovati, diretta studio in onda fino a mezzanotte. Abbiamo davvero tanti argomenti da trattare, tra poco la moviola di Inter Napoli, ce la state chiedendo in tanti, tra poco vi faremo vedere i 6 episodi incriminati, quelli che stanno facendo discutere un po' tutta la pancia del paese calcistico. Prima però vorrei sfruttare la presenza molto importante di Luigi Maifredi con noi per la prima volta a diretta studio. Mister, poco fa il direttore Moggi faceva riferimento al fatto che un allenatore per fare bene ha bisogno di un grande dirigente vicino, no? Si parlava del connubio Spalletti-Giuntoli,
Lei ha qualche recriminazione in merito alla sua esperienza annuale alla Juventus a tal riguardo? Ma potrei dire di sì, ma devo essere onesto, la Juve, io sono responsabile di tutto quello che mi è successo, perché ognuno di noi è depositario delle proprie fortune e sfortune. Io ero andato alla Juve e pensavo di essere in assoluto seduto alla destra di Dio, perché venivo da 6 campionati positivi e sono andato lì e probabilmente mi sono un po' rilassato. È vero, avessi avuto, adesso non è piaggeria, uno come Luciano a fianco, certe cose magari le avrei fatte diversamente. Però al di là di questo, la squadra fino alla 20ª di campionato era prima o seconda. Quando siamo andati a giocare contro la Sampdoria, a metà tempo, dovete credermi, mi son detto: caspita, ma stiamo dominando la Sampdoria a casa sua. Nel secondo tempo c'è andato un rigore che l'arbitro di ieri era un signor arbitro rispetto a quello che ci ha dato un rigore era un fallo di Mancini su Galia, ci ha dato un rigore. Quel signore lì non ha arbitrato per 6 giornate, questo è stato determinante. In più io ero un po' istintivo e su certe cose reagivo in maniera particolare con i dirigenti, perché io ho sempre pensato che un allenatore sia la persona più importante di una società, dipendente ma più importante, perché guida i giocatori e li manda in campo. Invece lì c'erano gruppetti di giocatori che avevano i propri referenti, e questo a me dava fastidio, tant'è che l'ho detto anche a Agnelli, perché Agnelli mi ha tenuto mezz'ora su a casa sua chiedendomi perché volevo andare via dalla Juve, perché al di là di quello che dicono tutti, io ho detto Montezemolo ne cerchi un altro perché io l'anno prossimo non allenerò più la Juve, e quello è stato un altro dei miei peccati, come quelli di non fermare. Agnelli mi propone un contratto di 3 anni e io gli dico di no. Pensavo di essere stato intelligente, perché certo, la mia motivazione era questa, onesto, ho detto avvocato, se vado bene è chiaro che rimarrò, se non vado bene no, non voglio essere un peso, prendo su tutto e vado. E lui mi disse: allora lei abbandona la nave quando sta affogando, e questo mi ha dato fastidio. Però quando vai in quelle squadre lì devi avere anche i tempi per determinate cose. Certo. E io probabilmente quei tempi lì non li avevo. Mister, posso fare una domanda? Gigi, Luciano, no. Posso fare una domanda al volo? Poi certo, ti lascio la parola. Sì. Certo, tu puoi fare tutte le domande che vuoi. No, è uno sfizio, no? Perché mister, si parla tanto di giochisti risultatisti di questi tempi, no? Lei era un allenatore che sicuramente prediligeva il bel calcio, no? Nel Bologna fu anche paragonato ad Arrigo Sacchi. Oggi invece l'allenatore della Juventus, Allegri, viene spesso tacciato di essere un risultatista, di non cercare il bel calcio. Secondo lei un allenatore che allena una grande squadra ha il dovere di ricercare anche, oltre che risultato, un gioco gradevole per i propri tifosi? Allora rispondo subito, però faccio una precisazione. Prego. Io non è che copiavo Sacchi, è Sacchi che copiava me, perché io giocavo a 4. No, non c'è. Io ho cambiato il calcio. Sacchi giocava a 5, tant'è che aveva Signorini dietro i 2 marcatori e i 2 esterni. Quando è andato al Milan, è stato Berlusconi a dire: qui si gioca a 4 perché con Lidl giocavamo a 4. E lui veniva sempre a vedere i miei allenamenti quando partiva da Fusignano, si fermava a Bologna, mangiavamo insieme e lui guardava i miei allenamenti. Tant'è che una volta, guardando il telegiornale, ho visto un servizio sul Milan, ho detto: caspita, ma li faccio anch'io quei giochi lì. Ma era lui che faceva i miei giochi. Detto questo, è chiaro che un allenatore ha l'obbligo di migliorare la squadra che ha in mano. Cioè, ci sono allenatori che fanno gli allenatori e altri che fanno i gestori. Allegri, per dire, è un magnifico gestore. Adesso sta gioco forza facendo l'allenatore, ma lui fino a poco tempo fa faceva il gestore. Adesso sta dimostrando di essere anche uno che migliora i giocatori, perché è chiaro, quando uno arriva a certi livelli il suo valore l'ha già dimostrato, e dopo si può discutere se piace o no, però adesso andare a dire non che è lì per caso. Non è un allenatore, esatto. Luciano, poi vedi, anche Paolo, vedi Gigi, secondo me a te è mancato proprio un guardaspalle, non che uno che ti dicesse: fai così, metti questo giocatore, eccetera. No, uno che ti guardasse le spalle, perché praticamente, tieni presente, tu hai parlato prima di Montezemolo, ma Montezemolo è quello che ha detto a Blatter, praticamente, o meglio, Blatter ha detto a lui di ritirare il ricorso
durante Calciopoli, con il quale la Juventus si sarebbe andata a processo e forse si sarebbe salvata. Gli ha detto, e Montezemolo l'ha pregato e il consiglio della Juventus di ritirare il ricorso, e Blatter l'ha pure ringraziato. Quindi voglio dire, tu avevi o come uno che ti potesse aiutare un qualcosa che era un misto tra l'aiuto e il non aiuto, per cui tu hai dovuto fare tutto da solo, e in una società come la Juventus, dove si deve vincere per forza, è una cosa, non dico impossibile, ma molto difficile. Non era questo, era il compito tuo. Luciano, tu lo sai meglio di me che il mio più grande detrattore, ma non voluto, era Boniperti. Questo che mi voleva... Lui era il detrattore di tutti, anche mio, no, guarda. No, ma Luciano, lui mi voleva l'anno prima e due anni prima. Io non sono potuto andare perché in cuore mi sentivo di ringraziare Corioni che mi aveva lanciato. No? Certo. Quando sono andato... con Montezemolo, io sono andato a cena a casa in camuffa da Boniperti, aveva un odio verso Montezemolo, non verso di me. Io gli sono servito per eliminare Montezemolo, come alla fine è stato fatto. E poi, dice, e poi Gigi, vedi, Montezemolo si è praticamente rimodificato, è una roba... ed è stato quello che sostanzialmente ha portato la Juventus dove è stata portata, cioè evitando il ricorso praticamente è successo tutto quello che non doveva succedere, con l'avvocato Zaccone che ha detto mandateci in B. Paolo, questo Bergito è il quadro. Paolo. No, volevo uscire da questo revival un attimo per chiedere a Maifredi, buonasera, visto che sei sempre... Salve. Buonasera, Gigi. No, visto che sei sempre... No, ma ci davamo sì, tu una volta. No, è vero, è vero. Tornata del tu. È il mezzo televisivo, no. Ciao, Gigi. No, ti volevo chiedere, avendo tu avuto sempre delle idee ben precise su un certo tipo di calcio costruttivo, di calcio che deve essere anche estetico, ed essendo stato un precursore, come hai giustamente ricordato, secondo te degli allenatori... attualmente impegnati nel campionato italiano, visto che probabilmente l'anno prossimo il Napoli, forse anche il Milan, chissà mai la Juve, no? Se Allegri dovesse magari scegliere lui di lasciare il club, ecco, qual è l'allenatore in questo momento che ti sta piacendo di più nel campionato italiano e che consiglieresti di prendere se riusciranno ad una delle grandi che dovrà cambiare? Beh, quello che balza all'evidenza è Thiago Motta. Thiago Motta sta facendo un buonissimo campionato, anche se devo dire che, come diceva Luciano prima, ha la fortuna di avere a fianco un grande come Sartori, però ha costruito una squadra che è modernissima, una squadra fisica che però sa anche giocare tecnicamente. Io credo che in questo scorcio di campionato sia quello che si è messo più in evidenza. Però vedi, Gigi, c'è una cosa, quando si parla di allenatori tu sai benissimo che praticamente ogni allenatore ha un modo di giocare, ha un modo di porre in essere la propria squadra, quindi bisogna scegliere l'allenatore dopo aver visto le caratteristiche dello spogliatoio. Se le caratteristiche dello spogliatoio corrispondono a quello che è l'attività di un allenatore che viene amministrata sempre durante il campionato, a quel punto lì è giusto scegliere l'allenatore. Diversamente, prendere, siccome la maggior parte vanno sul nome senza vedere quello che hanno negli spogliatoi, e questo è l'errore più grosso che fanno tante squadre. Può fare un dirigente. Sì, però Lucio, io ho visto le partite del Bologna, è una squadra che in campo sa quello che deve fare. No, fuori dubbio. Come mai? Come mai, Gigi, no, scusa, una cosa sempre sul Bologna, come mai sta vivendo questa fase di flessione? Credo da tre partite, quattro partite. Perché per fare il primo attore devi aver recitato in molte commedie importanti, e il Bologna dopo tanto tempo ha rimesso fuori la testa, per cui riabituarsi a un certo tipo di lotta domenicale e di posizione la devi avere dentro, perché altrimenti magari ti fai entusiasmare per una grande partita e la settimana dopo magari non ti confermi. Adesso in questo momento probabilmente loro sono stati messi nella condizione di pensare che stanno facendo un campionato importantissimo, ma non si è ancora alla fine, per cui sarà bravo Thiago Motta in questo momento se riesce a riportarli sulla retta via. Riccardo Fusato. Sì, buonasera mister. No, mi rilacciamo un discorso che ho ritenuto interessante. Lei prima ha parlato dell'allenatore che deve dare quel qualcosa in più alla squadra, no? Siccome ne parlavamo prima, lei non era collegato. Cosa ne pensa dell'allenatore Mourinho? Perché Mourinho è uscito male da Roma
e adesso voci lo darebbero verso Napoli, ecco, come non vede è che lo darebbero, è offerto, diciamo, è ecco, come vedrebbe, come, cioè come colloca Mourinho lei oggi nel quadro degli allenatori? Io ho sempre avuto un'idea su Mourinho sin dalla prima conferenza stampa che fece a Milano, e uscì con la faccenda "io non sono un pirla". È un personaggio che a livello mediatico è avanti 20 anni, a livello invece calcistico è indietro 20 anni. Lui non sa dare nulla al giocatore in più, lui può galvanizzare il giocatore, punto, ma nel momento in cui le cose vanno male lui non sa mettere una pezza, non lo valuta, io non lo prenderei mai. Però eppure Gigi, tieni conto che tutti dicevano basta una telefonata di Mourinho per prendere Dybala, basta una telefonata di Mourinho per prendere Lukaku. Attenzione, queste telefonate sono state anche sbagliate all'occorrenza, perché Lukaku è un pezzo di marmo in un centrocampo che non funziona come quello della Roma, certo. Quindi è sbagliato pure prenderlo. Si ricordavano magari del Lukaku di Conte con l'Inter, ma lui Lukaku a quei tempi lì aveva Hakimi, lui che andava a mille all'ora e li portava palloni, no, per andare in progressione. Quando era con Antonio lo faceva lavorare veramente, uno come lui che è mastodontico, se non lavora il doppio degli altri, certo, non può rendere. Ma sono e d'accordo. Siccome a Roma è l'unico che segna, lui credo che non abbia fatto tutto quello che deve fare a livello Gigi, lui se gli danno il pallone nei piedi ci litiga, se lo lanci in progressione diventa uno che ma lui è un terminale alto che aspetta la squadra, poi va in area, essendo potente, uno che sfrutta questo, certo. Sì, non puoi pensare infatti, che l'ultima domanda, okay. ci fermiamo un attimo mister, al rientro Antonio, Paolino e Max Lavia per lei altre domande e poi partiamo con la moviola, lei se la gode con noi? Può decidere anche dopo. Io vado via quando va via Luciano. A mezzanotte? Sì, andiamo Luciano via. Oggi sta fino a mezzanotte. No, andiamo Luciano, via assieme, Gigi, andiamo via assieme. Ho sentito che a 10:30 va via. No. È arrivato da 20 minuti. No. Adesso lo incateniamo. Diretta studio, ben ritrovati. Allora, abbiamo con noi Luigi Maifredi oggi in collegamento. Abbiamo domande chiaramente per il mister. Sfruttiamo appieno la sua presenza. Antonio Paolino, direttore radiobianconera.com e tifoso juventino, chiaramente mister. Prego, no. Sì, buonasera mister, una curiosità, al di là di quello che ci ha detto su questo racconto del passato, intanto che cos'ha la Juve di più sempre con Allegri quest'anno? Ma la curiosità vera è quanto tempo avrebbe avuto bisogno anche lei con una buona spalla all'epoca per portare la Juventus a grandi traguardi? Rivoluzionando un po' anche il modo di giocare, questo è il tema principale, perché poi ne ha parlato prima, giocare bene, giocare male, quanto tempo serve per fare una rivoluzione tattica? Beh, certamente non 6 mesi come è andato a me. Io andavo in un ambito che era abituato a giocare in una certa maniera, dovevo cambiare completamente tutto, però era un carneade, era uno attaccabile, poi come diceva Luciano non avevo fra virgolette un protettore. Devo dire però che se io avessi preso un giocatore importante come Dunga lì in mezzo, probabilmente avrei vinto il campionato al primo anno. Perché se lei va a vedere, noi abbiamo battuto l'Inter 4-2, abbiamo battuto il Parma 5-0 nell'andata, abbiamo fatto delle cose importanti, però avevo talmente pochi giocatori, perché quando si è fatto male Casiraghi, io ho bisogno nel mio modo di vedere il calcio di un terminale alto, no? Ed era Casiraghi, ha fatto una doppietta quando abbiamo giocato in casa con l'Inter, e nell'ultimo tuffo l'hanno sentito gridare a 10 km di distanza perché gli sono uscite le due spalle, ha dovuto farsi operare, è stato 4 mesi inutilizzabile, e io ho dovuto giocare con Schillaci, buon giocatore ma non adatto al mio tipo di gioco, perché lui è un contropiedista, invece io avevo bisogno di uno alla Lukaku, per dire, certo, che aspettava la squadra, perché avevo dietro gente come Baggio e Hasler che appena erano nei 20 metri diventavano micidiali, no? E avrei potuto però firmando un contratto di 3 anni fare tutti questi programmi, però io sono un tipo così, se vado in un posto e riesco a capire che comando ci sto volentieri, se no me ne vado via, come ho fatto io a
dopo la partita col Cagliari di metà campionato, ho detto a Montezemolo alla cena di Natale: si cerchi un altro allenatore che io non allenerò più la Juve. Mi chiamarono il martedì e io non desistetti da questa mia idea, no? E poi hanno tentato ancora, addirittura Agnelli, quando abbiamo fatto la semifinale di Coppa delle Coppe, andò per la prima volta da solo, l'unica volta che andò negli spogliatoi, dicendo ai giocatori, testuali parole, ricordatevi che tutto quanto è stato scritto può essere cancellato con una grande prova vostra, cioè eliminiamo il Barcellona che ci penso io. Noi abbiamo fatto una grandissima partita, meritavamo di stravincere, però niente, siamo usciti e lì la strada ha preso una piega diversa. Però l'avvocato era un estimatore impressionante nei miei confronti, tant'è che, come vi ho detto, mi tenne mezz'ora per chiedermi come mai volevo andare via dalla Juve. Perché non parla da tre quarti d'ora. Ah, scusa, se ti sei pentito poi di questa intransigenza, tutto sommato, no? Era uno dei miei difetti, perché è chiaro che io non ero perfetto. E poi te l'ho detto, per arrivare in certe piazze devi anche sapere che hai bisogno di determinati comportamenti. Io invece vivevo come se fossi all'ospitaletto o al Bologna, dove ero il Deus ex machina. Per cui, avendo fatto bene in quei due posti lì dove comandavo in toto, ecco, avrei voluto comandare in toto anche lì. L'allenatore deve comandare in toto, però ci vuole uno alle spalle che li fa pratiche, che li guarda le certamente spalle. Certamente. Sì, buonasera mister, io sono tifoso del Milan, quindi volevo un suo parere su Pioli e una sua interpretazione di come il Milan quest'anno sia partito con una squadra nuovissima, quindi con tanti giocatori diversi, partita molto bene, all'inizio sembrava molto promettente e poi c'è stato questo calo, salvo adesso una piccola ripresa. E quindi volevo capire come se lo spiega lei questa cosa. Per un semplice motivo, il Milan è una squadra che ha determinati giocatori che se hanno la giornata giusta possono cambiare l'andazzo di qualsiasi partita, ma adesso dirò una cosa che non è bella dire: non è una squadra organizzata. L'Inter è una squadra organizzata, il Milan non è organizzato, perché se lei va a vedere una partita, lei vede che il centrocampo è sempre messo in una maniera un po' particolare, mai costruito. Adesso ha trovato Adri, ma Adri lo devi correggere, questo va ovunque. E il centrocampo è il fulcro che diceva Archimede per sollevare il mondo. Se tu non ce l'hai strutturato bene, è chiaro che alla fine ne patisci. L'anno scorso, quando Pioli mise Krunic, ho detto probabilmente ha capito che lì deve avere una protezione. Però ho visto che poi anche Krunic se ne andava e allora temo che nelle idee di Pioli non ci sia un centrocampo che veramente costituisce l'anima del gioco. Quindi Gigi, sei d'accordo con me quando io dico che al Milan sta mancando la fisicità di Tonali e Benasser. Benasser purtroppo è infortunato, ma adesso è rientrato. Praticamente sono quei giocatori che hanno i piedi anche che sì, soprattutto perché che sì era il classico ferma squadre avversarie e poi faceva ripartire e segnava anche gol. Quindi questi qui erano giocatori che potevano far grandere il Milan, però poi adesso è sfumato tutto e io sono d'accordo con te. Tanti giocatori, ma anche un po' di molta confusione certe volte. E lei, mister Leao, come lo valuta? Un problema o una risorsa? Perché c'è anche questo. Prima di tutto a Leao bisogna insegnare una cosa: lui è un fuoriclasse, questo è fuori di dubbio. Però i fuoriclasse devono anche adeguarsi a un certo tipo di gioco e in Italia è particolare, diverso che non nella Premier League, ed essere funzionari alla squadra. Non puoi sperare che si alzi al mattino e sia in forma per cui la squadra gira, e se invece non è in forma penalizza la squadra.
deve diventare un uomo squadra importante perché ha qualcosa in più dagli altri. Certo. E leggiamo le parole di Marotta, vi leggo le parole di Marotta proferite ieri prima della partita, parole che hanno fatto discutere e non poco, che si rifanno chiaramente alla lotta a scudetto tra Inter e Juventus. Dice Marotta: per lo scudetto la Juventus è più avvantaggiata dell'Inter perché non ha le coppe, riescono a pianificare la settimana meglio di noi e ciò significa ridurre gli infortuni. Questo è un dato di fatto. Poi loro dicono che il loro obiettivo è il quarto posto, ma è riduttivo, sono favoriti quanto noi. Non dimentichiamoci del Milan che sta recuperando. Mister, è d'accordo? La Juventus addirittura tiene il ruolo di favorita rispetto all'Inter in questo campionato, non avendo le coppe? No, non credo, perché l'Inter è una squadra che è stata costruita negli ultimi 4 anni migliorando sempre la rosa e completandola. La Juve ha sempre giocato così, per l'estero dei propri giocatori, senza un qualcosa di organizzato di squadra, e il corto muso è stato un credo per questa squadra. Invece io credo che la Juve, come ha insegnato quando c'era il buon Luciano, debba necessariamente andare in campo per dettare legge in tutto e per tutto, perché la Juve nasce come squadra superiore. Se tu la riduci a una squadra normale che può far bene, non è il livello della Juventus. Però mister, mi perdoni, si diceva che all'inizio della stagione l'Inter avesse perso sotto profilo dei numeri, perché l'uscita di Dzeko e di Lukaku poteva andare a debolire, comunque a indebolire un attacco che, paragonato a quello della Juventus, secondo me oggi è vero che Lautaro e Turan sono di un livello assoluto, però non hanno le alternative che Allegri davanti. Beh, certamente Allegri ha una squadra che ne dicono tanti. Io ho letto anche che la squadra che ha Allegri in mano a gente come Sarri così sarebbe decima. Allegri ha in mano 20 titolari di nazionali, per cui direi che, e poi ha trovato dei grandi giovani, perché io quando vidi le prime partite in America dissi: caspita, che fortuna, ha 5-6 giovani che possono diventare top, e questo è un completamento di un qualcosa che ha a disposizione. Però è sempre stato in sordina, ha sempre fatto delle partite che a livello di gradimento non esistevano, per cui vincevano ma non convincevano. Adesso devo dire onestamente che negli ultimi tempi vedo la squadra muoversi un po' diversamente, e questo fa ben sperare. Però tornando un attimo al fatto che l'Inter gioca le coppe, sì, fate un sondaggio e chiedete ai giocatori della Juventus se vorrebbero essere nei panni dell'Inter, giocare le coppe. Certamente sì, per un giocatore importante essere al centro dell'attenzione è sempre un punto di vanto. No, ma poi questa è una dialettica che rientra nella pretattica, se vuoi, un po' stucchevole, no? Inter, sì, certo. Inter-Juve. Ma io penso che il primo ad essere convinto di avere la squadra più forte per vincere lo scudetto e la seconda stella sia proprio Marotta, visto che anche nelle dichiarazioni del suo presidente Zanga ad inizio stagione hanno detto: noi, il nostro obiettivo quest'anno è la seconda stella, e la squadra l'hanno costruita per quello. Poi possiamo dire tutto quello che vuoi, però la Juve non ha fatto mercato sostanzialmente, è stata molto intelligente nel promuovere, nel coinvolgere giovani nel progetto, ma se pensate che ha preso il solo UEA, sì, però è ovvio che non puoi pensare che la Juve sia favorita. Poi scusa Luciano, ti lascio subito, quando uno dice: ah, ma quegli altri non hanno le coppe, ma nel 2024 sono talmente organizzate le società con medici, fisioterapisti, preparatori, nutrizionisti, che è ovvio che riesci con le rose ad impattare un calendario comunque pesante. Ma infatti no? La Juve praticamente vince anche delle partite con le sostituzioni che ha di giocatori, attenzione, perché la rosa è ampia anche di qualità, se vogliamo, però è una rosa che per esempio non combacia per niente con il calcio visto da Gigi. Perché? Perché la Juventus non piace come gioco e non soddisfa, perché con questo gioco di rimessa si mette praticamente addosso all'avversario, fa il gioco dell'avversario, combatte l'avversario per poi fare un gol, e quando li riesce, e soprattutto li è riuscito quasi sempre,
praticamente si mette tranquillo a centrocampo, fa fare possesso palla agli avversari, si stanca meno e porta avanti il risultato. Ultimamente un po' cambiato. Sicuramente. Ultimamente è cambiato perché la Juventus ha avuto delle partite più facili. È cambiato col Frosinone, potrà cambiare con l'Empoli. Poi quando va a Milano a giocare con l'Inter, il pregio della Juventus di quest'oggi di questo Allegri, sai qual è? È che fa giocare male l'avversario. Fa giocare male l'avversario e la Juventus si adegua. Però è un gioco che non piace, certamente piaceva molto più il tuo, tanto per essere in ma sintonia. Ma quando Marotta dice che la Juve è avvantaggiata, cerca di spostare la solo la pressione. No, la Juve in questo momento è avvantaggiata. Ma scusate, la Juve adesso è avanti e lascia perdere perché l'Inter c'ha da recuperare. Guardate le partite che seguono. Adesso l'Empoli e invece l'Inter a Firenze. E poi c'è lo poi c'ha da recuperare dopo con l'Atalanta. Dopo aver giocato due partite prima dell'Atalanta c'è Roma. Io adesso ti dico le partite. Quindi voglio dire, c'ha un campionato decisamente più difficile. Però la Juve non è che si esalta, è sempre dello stesso passo. Ha dei giovani interessantissimi, su questo non c'è dubbio, e lì è stato bravo Allegri. Infatti quando Gigi dice che la struttura... Ma io sulla bravura di Allegri Perché se c'era Pogba e se c'era Chiesa sta bene, il Dizio in campo non lo vede mai. Perché l'anno scorso quando c'era Di Maria e Tacchi, chi li ha fatti venire? Lui voleva Lukaku e non voleva Vlahovic. Adesso Vlahovic non è così. Sta adattando e utilizza i giovani per forza, deve avere coraggio. Per me il merito è molto anche di Giuntoli, che secondo me sta spingendo molto sui giovani, perché secondo me Allegri, anche quando era al Milan, non è mai stato un allenatore che provava. Però Max, tutti gli allenatori vivono di momenti. Adli è stato in naftalina per un anno e mezzo quando gli è mancato Krunic. Sai perché parla così? Perché non sa che significa essere alla Juventus o all'Inter, dove bisogna vincere. Praticamente questi concetti qui vanno messi da una parte e poi dopo utilizzati nella maniera migliore per non bruciare i ragazzini. Vedi che la Juventus, oltre a quelli che a Torino ce l'ha a Frosinone, guarda quello che ha fatto su lei. No, ma mica solo su lei, guarda l'Energia, eccetera. Caio Jorge sta venendo questo, fuori bene. Questo è un prodotto che viene da una Juventus del passato, Under 23. Perché non è che vengono quest'anno. E lui adesso li sta utilizzando e utilizzando molto bene, perché li mette in campo con l'idea, li mette in testa l'idea. Adesso io conosco il gruppo, vado spesso a parlare con loro e ti dico che sono mentalizzati tutti quanti per vincere lo scudetto, mentalizzati. Certo, ma si vede. Adesso sono più i giocatori che parlano di scudetto che non l'allenatore. Questo è il bello di questa squadra. E praticamente è quello che è mancato a Gigi nel momento che è venuto alla Juventus, perché Giuntoli praticamente è una spalla eccezionale. Però Luciano, sei d'accordo che quest'estate, Paolo adesso magari ce lo conferma, voleva Lukaku e non voleva Vlahovic, era un'operazione finanziaria. Se è un'operazione finanziaria, però ti privi di un giocatore forte, giovane, che sta dimostrando adesso che il giocatore era un'operazione non dettata dall'allenatore ma dalla società. Allegri non preferiva Lukaku a me risulta che Allegri volesse Lukaku. No, non lo preferì. Ma ci sono ma delle dinamiche. Ma non dovete leggere il giornale. Erano messaggi molto chiari. Che voleva. Guarda che lui non andava rientrare. Mica. Ma scusa, Luciano, perdonami. Siccome dall'ambiente Inter qualcosa è filtrato, lui non andava a Torino perché non lo aveva nessuno. Certe volte lo sai che succede, che si fanno delle manovre per intortare l'avversario. Lukaku si è mosso, il mercato non è come quello che pensate, è come quello che scrivono, assolutamente no. Lì c'era il problema societario, praticamente ma voi avete pensato, adesso vedete il calcio è strano, no? E Vlahovic era uno da buttare. Parlatene ora di Vlahovic. Mai detto, l'hanno detto tu. Ma gli stessi tifosi juventini dicevano. Ci dobbiamo fermare, ragazzi.
Al rientro Moviola, categoricamente ripartiamo prima dalle parole e dallo sfogo di Aurelio De Laurentiis e poi andiamo a ruota con tutta la Moviola di Napoli-Inter che sta lasciando non pochi strascichi. Ricordatevi anche che dopo vi leggeremo le parole di quest'arbitro anonimo che ha sparato a zero sulla classe arbitrale e sui metodi di questa stessa classe. Episodio e giro di pareri. Moviola curata dal nostro Federico Bertone, l'arbitro era Puano, al VAR c'era Di Paolo, Napoli-Inter, si comincia al quinto minuto, c'è questa prima possibile ammonizione per Hakan Çalhanoğlu per questo fallo su Zerbin. Rapuano fischia il fallo, ma non commina nessun cartellino nei confronti di Çalhanoğlu. Qua si è detto, parlo dell'opinione generale, che ci dovesse essere sicuramente il giallo. Qualcuno addirittura ha ipotizzato il rosso per questa pseudo forbice, ecco qua, di Çalhanoğlu e danni di Zerbin. So. Mister, niente, giallo rosso? Un giallo. Sì. Un giallo. Direttore? Ma sì, non era, mi aggrego a Gigi. Giallo? Ma sì, dai. Max? Giallo assolutamente. Siamo al quarto minuto di gioco, siamo entrati nel quinto in questo momento. Paolo? No, beh, giallo. Giallo? Ricky? Ricky si leva gli occhiali, Io dico solo, questa moviola va strutturata, ok? Quindi questo è giallo. Perché va a forbice comunque e non prende il pallone distante mi sembra giallo, mezzo basta, metro, ma giallo, cioè. Poi le polemiche secondo me sono Riccardo, perché la va ristrutturata? Allora guarda, io sono d'accordo con Paolo quando dice e ha detto che il VAR è valido soltanto per quello che praticamente può trasmettere la valutazione oggettiva fuori gioco, poi esatto. Il resto praticamente deve diventare una cosa comunque questi sono comunque il VAR diventa soggettivo, sì, certo. Appena toglie queste però cose qua bisogna accettarlo, ricordati non... che il signor De Laurentiis quando è uscito il VAR sai cosa ha detto? Ha detto meno male, sì, però perché adesso finiranno le vittorie della Juventus certo. E pensa te che ora lo contesta. Sì. E dopo con le parole dell'arbitro anonimo avremo di che chiacchierare ancora di più. Prima però finisco il giro di banco. Antonio. Non c'è gestione arbitrale che tenga, perché so che il tema è questo. Questo al primo minuto, al 90° minuto, a metà tempo è giallo, senza VAR e senza discussioni. Quindi errore nel non valutare un intervento falloso di un giocatore che produce un effetto negativo sull'avversario. Lo dice il regolamento, non bisogna interpretare nulla. 6 su 6, unanimità in studio su Çalhanoğlu al quinto minuto. 26° minuto di gioco, ancora Çalhanoğlu, seconda o prima possibile ammonizione per il turco. Qua il fallo è ai danni di Lobotka. Questo è più grave. Ancora più ruento, dice. Però sì, è più ruento, ma da cartellino giallo anche questo. Giallo? Sì. Max? Per me si dà il giallo anche qui. Paolo? Però questo è al limite. Dubbioso. Questo è al limite. Ma no, lui entra in ritardo con intenzione di prendere la palla. Cioè, secondo me, invece, era più scomposto, più da giallo quello precedente. Sì, ma tutti poi, e due. Poi strada facendo, vedremo che oltre alla valutazione tecnica il problema dell'arbitro è che nel primo tempo l'ha gestita così e nel secondo tempo invece l'ha gestita al contrario, cioè, quindi ha perso credibilità. Qua la palla, mister, Paolo non la vede proprio la palla. Per me è arancione. Quindi figurati, siamo su giallo. Un giallo bello più intenso, tendente al rosso, Riccardo. Qui ci può stare il giallo, perché ci è un può intervento stare o è giallo? Secondo me Se avesse dato giallo sarebbe stata una giusta scelta. Però questo non vuol dire che Çalhanoğlu doveva finire la partita al 26esimo. In che senso? Nel senso che tanti dicono ha espulso Tot, allora anche l'Inter doveva essere in 10. Perché non è vero, non è detto che dopo la prima ammonizione uno deve per forza prendere il giallo. Te l'ha dimostrato Rachmani, che ha giocato per un'ora da ammonito. E lo stesso Çalhanoğlu, dici che se Çalhanoğlu fosse stato ammonito al quinto non avrebbe fatto non avrebbe c'è stata una ripartenza del Napoli, c'è stata una ripartenza del Napoli nel secondo tempo che Çalhanoğlu anziché entrare scivola per terra senza andare a prendere il giocatore perché sa di essere ammonito. Ammonito, ok.
Ecco, questo è chiaro, questo chiaro. Può essere giallo, ci mancherebbe. Antonio, su questo episodio? Perfettamente d'accordo anche su quello che ha aggiunto in questo momento Riccardo. Da regolamento questo è fallo. Poi con i falli, con i rigori, cioè con i gialli, con i rossi, magari non cambia neanche la partita, l'abbiamo visto. Però è giusto dire che da regolamento questo è giallo. Cambierebbe la partita, si fa per dire, perché il giocatore ammonito sta più attento e quindi infatti, non è meno, è meno irruento di quello che potrebbe essere. Infatti c'è un ruolo delicato come se avessi mani, infatti avrebbe perso. Poi comunque, Paolino, di queste cose domani ne parliamo. Però la verità è che Rachmani, ripeto, viene ammonito, è un difensore centrale contro la coppia De Gaulle che oggi è definita la più forte in Italia. Viene prende un calterino dopo 30 minuti e per un'ora gioca da diffidato, certo. E gioca con l'intelligenza di stare attento, certo, ma deve giocare. Andare cauto, capisci? Però esatto, certe volte cambia il tuo modo di giocare. 44esimo minuto di gioco, qua c'è la Noglu al terzo fallo nel giro di un tempo, viene sì ammonito da Rapuano questo fallo su Kvaratskhelia e qui non c'è, qua non c'è, dici questo non è giallo perché prende il pallone, cosa dite? Se lo rivediamo un attimo, mister. Devo rivederlo. Eccolo qua, arriva. No, non è fallo. No, arriva. No, questo è Barella, andiamo avanti. Barella, andiamo avanti. Ecco qua, mister. Prende il pallone. Sì, è un fallo, ma non è da ammonizione, non è giallo, né nulla. Un fallo normale. Questo è l'unico che non è giallo. Però qui l'arbitro da qui in poi l'arbitro perde la Trebisonda. Da qui non è che la perde, cambia modalità. Perde. Entra in modalità cartellino. Qua ha switchato. Rapuano qua ha avuto proprio il colpo di fulmine con i cartellini che ha nel taschino. Ma per me qua non è cartellino. Questo è il classico fallo, è il classico giallo da somma da cumulo. Di falli. Da cumulo. Mm. Luciano, Antonio, siete d'accordo? Sì, qua siamo al limite. Sì, no, vabbè, prende il pallone però, tocca il pallone. Tocca il pallone. Sì, infatti inizialmente sembra che tocchi il pallone. No. Ok, Antonio, concordi? Abbastanza, non è sufficiente la giustificazione di toccare il pallone se lo strisci, se è un intervento netto, però ripeto, questa è la conseguenza mentale di un ragionamento fatto dal direttore di gara che poi cambia registro. 55esimo minuto di gioco, qua viene ammonito Barella che salterà la partita con la Fiorentina in campionato, lo stesso Inzaghi poi nel post partita ha avuto modo di redarguire il proprio giocatore, perché vi spieghiamo cosa è successo. Barella si lamenta del fatto che l'arbitro abbia propeso per il fallo, perché di fatto il fallo pare non palla, esserci su Cajust. No. Qui sono poi Barella. Le proteste di Barella, certo, che portano certo, al cartellino ma giallo. Ma certo, ma Inzaghi ce l'ha con Barella, perché Barella non è la prima volta che prende un cartellino per queste manifestazioni. Perché non riesce a frenare. Perché qua questo non è un intervento da giallo, perché prende il pallone. L'arbitro vede sì, però il fallo. Prima di prendere il pallone, però ma sei sicuro che prenda il prima pallone? Prende il pallone, però prende il pallone. No, prima di prendere il pallone la prende, no, però questo non è un intervento da giallo. Lui no, prende il giallo per protesta. Guarda lo stinco di Barella che lo prende. Può essere da giallo perché è da dietro. Guarda che prende prima, lui la palla la prende, per ragazzi, dirlo, non è che la comunque, prende, però no, dai, comunque Barella sì, prende anche la gamba. Però anche la gamba. Allora, ragazzi, lui non prende il giallo però per questo intervento, lui prende il giallo per protesta. Lui qua prende il ed fallo. Ed è lì dove Inzaghi gli tira le orecchie. Qua l'arbitro fischia il fallo. E lui poi lui protesta e viene ammonito. È lì che Inzaghi gli tira le orecchie. Barella ce l'ha per... È proprio è un grosso limite, sì, è un grosso limite. Ed è difficile togliere quel limite, anche perché se tu calmi il giocatore dandogli delle multe, perché le ammonizioni per protesta prevedono multe, su questo penso che non ci siano dubbi, ma rischi di trovare il giocatore poi in mezzo al campo che non va neppure sull'uomo. Cerca di evitare il tutto per tutto, cerca di evitare ammonizioni e contrasti. È vero, allora è meglio farli capire facendolo magari vedere qualche partita dalla tribuna come ci si comporta in mezzo al campo. Questo è il... Cioè, per te era giallo, Luciano? No. Per me era giallo. Questo qui? Il fallo. Sì, no, il fallo era giallo. Sì, ma sono falli che però. Cioè, quindi che è certo che ha dato il fallo per sì, le proteste, sì, assolutamente sicuro. Sì. Ed è questo che Inzaghi gli tira. Sì, ma lui protesta, ma se c'era fallo, voglio dire, lui tocca il pallone. Ma lui, sì, però era un fallo. No, ma nella sua testa tocca il pallone. Ma lui protesta perché tocca il pallone. Ha ragione Paolo. Perché è impazzito. Ha ragione Paolo.
perché praticamente lui ce l'ha per abitudine di protestare qui, allora fallo, se vogliamo. Certo. E lui infatti può essere anche che avesse ragione, ma le proteste reiterate ti portano poi al cartellino. Senti, e lui deve sapere che dopo quattro a Firenze gialli, è una partita importante. Si è visto Inzaghi dalla panchina che si è lamentato tantissimo. No, si entra in difesa dopo quattro gialli, perché io lo guarderò, su quattro, tre gialli per proteste. Certo. Mister. Ecco, lì le dovrebbe pagare, sai cosa, quelle proteste lì? 50.000 euro. Però è un limite di Barella. Mister, come si porrebbe, se lei fosse allenatore dell'Inter, nei confronti di Barella, che non avrà a disposizione per la partita con la Fiorentina perché il ragazzo non riesce a frenare i propri impeti e si trova sempre a protestare? Come si porrebbe lei? Beh, io parlo diversamente da Luciano, che è un dirigente, giustamente. Da allenatore, certo. Io credo che debba ragionare con te sul fatto che non è presente in campo in certe situazioni. Lui è un grande giocatore, però certe volte perde la testa ed è questo che deve migliorarlo l'allenatore, ma non con la multa, perché la multa il giocatore cosa vuoi che gliene freghi 20.000 o 30.000, cioè oggigiorno prendono talmente tanto che quelle mustarelle lì non gli danno neanche però fastidio. Vedi Gigi, io sono d'accordo con te che le multe non contano, però quando cominci la prima 50.000, poi li fai 100, poi arrivi a 200, come dei giocatori hanno preso anche 300.000 euro di multa. Per esempio Camoranesi, quando praticamente non è venuto a ritiro e ha perso mezza mattinata, gli è costato 300.000 euro. Quindi vanno addomesticati all'inizio. Infatti Camoranesi, per esempio, che era uno ritardatario, da quel momento lì è stato un orologio svizzero. Certo. Arrivava 5 minuti prima. Ma quella volta Luciano, che arriva in ritardo dall'Argentina, no? Che tu dicesti no, gli al ritiro, al giorno del ritiro. Giorno del ritiro. Ma quella volta che convoco la mattina la squadra. Dall'Argentina arrivava. Mi ricordo una tua dichiarazione: gli insegniamo l'educazione a casa degli altri, esatto, una roba del esatto, genere. Quindi, mister. Ed era stato multato Luciano, lì. 400.000 euro. Quella miseria. Mister. 300.000 euro. Scusa, uno, io programmo la mattina al ritiro. E questo arriva al pomeriggio. Ma che severo. È tantissimo, però. È tantissimo. Ma andavano a beneficio. Andavano a beneficio. Della tant'è che la Juventus per il Desco ha versato circa 4 milioni. Quindi i giocatori, perché io avevo un'abitudine, non le facevo passare le multe tramite Lega. Dicevo al giocatore: tu adesso firma la multa e poi diamo i soldi in beneficio agli ospedali. Ah. E abbiamo fatto col Gaslini 4 milioni, con 1,5 milioni con uno il Sant'Anna di Torino. E quindi io. Senti, ma chi era il record man di multe? Adesso si può dire, oramai è passato in giudice. Cioè, ma io non ho avuto grossi problemi particolari. All'inizio, per esempio, c'era Montero, però Montero poi è stato uno dei più educati. Che ha switchato proprio. No, è stato uno dei più educati. Certo, se arrivano multe da 300.000. Gente che praticamente sa che come si fa andare in campo, avere tutto quello che deve avere. E David? Allora, David se due o tre volte è incorso in questi errori qui, però praticamente io mi ricordo. Guarda, una volta David mi ha detto a me: direttore, io voglio fare praticamente il regista di squadra. Perfetto, vai in tribuna, guardati 4-5 partite, poi ti faccio Stanley Kubrick. Mister, quindi lei più che sul fattore economico opterebbe per esempio con un Frattesi più in campo e un Barella più in panchina per fargliela pesare? E io vorrei in campo sia Barella che Frattesi. Io dico che una delle migliorie che potrebbe fare Inzaghi è quella di togliere un centrale, di mettere Frattesi dietro le due punte, alla Bellingham, senza essere Bellingham. Ma uno mister, che ha la qualità di toglie Mkhitaryan o Çalhanoğlu, quindi no, uno dei tre centrali di difesa. A 4 giocare a 4, gioco a 4, cambiare no, tutto adesso però l'Inter di Maifredi, ok, adesso difesa però vi svelo una cosa. 4-3-1 Gigi parla così da allenatore ed è giusto che parli così, cioè. Ma è giusto che io dica se avesse avuto una spalla, perché ognuno deve fare la recita propria. Lui non può litigare col giocatore, io dirigente sì, certo. E quindi salvo l'allenatore e insegno al giocatore. Questo però, è Lucio, quello che Lucio, permettimi una cosa, io dico, se hai un giocatore come Frattesi che ha una capacità di sviluppo dell'azione che hanno in pochi, lui se lo metti in campo 10, 20, 30, un'azione te la fa e ti sono fa un d'accordo, gol. Non puoi tenerlo fuori. Io proverei, magari alla fine poi direi no, non va bene, ma io proverei a giocare a 4 dietro con i tre lì, con
come si chiama, Frattesi, liberissimo di andare dove lo porta veramente il suo senso, e i due là davanti, e credimi, sarebbe una squadra molto ma molto ma molto forte. Infatti Gigi ha giocato poco Frattesi, ma ogni qualvolta gioca vicino al gol ci dobbiamo fermare. Antonio, ma tornando al volo, un mister, attimo alla gestione, volevo ricordare a Luciano, io ho avuto Andrea Fortunato, che te lo ricordi? Andrea, ecco, esatto, tutti, certo. Era stato mandato via da Bagnoli perché lui era uno che durante la settimana era non riusciva a gestirlo, no? E Bagnoli l'ha mandato al Como. Io vado a Genoa e facciamo una partita così durante la settimana con la Primavera, e lui mena nella maniera proprio del termine un giocatore della Primavera. Lo prendo e gli dico: ma scusa Andrea, cosa stai facendo? E lui mi dice: mister, mi dia una mano, perché questo è il mio difetto. Ne parlavamo e alla fine lui era esemplare. Io avrei potuto mandarlo fuori, non avrei migliorato. No, ha fatto bene Gigi, ha fatto bene. No. Certo, grazie Luciano. Bisogna misurare ogni caso fa storia a sé. Ci dobbiamo fermare. Prima però Antonio, dimmi solo se Barella era da munizione. Avrebbe dovuto usare più intelligenza, secondo me questa no, onestamente no. Questa non ci sta. Ci dobbiamo fermare? Ma io posso andare o devo fermarmi ancora? Mister, quando vuole, gliel'ho detto, sì, Luciano sì, sta qua fino alla una meno hai dieci. Hai detto una cosa, adesso te la rimangi, però voglio dire, se vuoi andare non fare complimenti. No, ma come prima volta sono stato troppo, nel senso che magari sono stato anche uno che vi ha disturbato, per cui ma è meglio disturbare mai. Ha impreziosito la trasmissione, bellezza. È stato un piacere. Disturbare mai, però voglio dire, magari ti richiamiamo e ti richiameremo sicuramente. Va se bene, tu, d'accordo, se... è stato un piacere. Grazie mister. Posso dire una cosa? Prego. Io ero fermo a Gold City, no? Ho visto la presentazione della vostra trasmissione, è cambiato veramente tutto, complimenti. Grazie mille, grazie. Gentilissimo. Ciao Gigi, buonasera, alla prossima. Ciao mister, ciao. Alla ciao, prossima, Gigi. Grazie a Luigi Maifredi che ha impreziosito la nostra trasmissione, grazie davvero. 2 minuti di break e finiamo la moviola con gli episodi incriminati, quelli che hanno fatto davvero uscire fuori dai gangheri De Laurentiis, ma anche Mazzarri, perché sappiamo da fonte diretta, che chiaramente non possiamo rivelare, che Mazzarri non è nero, è imbufalito dall'arbitraggio di ieri. Allora, come vi raccontavo, filtra, sappiamo per certo, la fonte è diretta, non la diremo perché una fonte, voi mi insegnate, deve rimanere tale, quindi anonima. Mazzarri è imbuffalito da quello che è successo ieri, è imbuffalito e vi assicuro che ma perché tra l'altro sto usando... Mi sembra che abbia perso un'altra finale sempre per un a episodio. Pechino. No? Come no? Infatti il paragone è tornato d'attualità. A Pechino contro la Juve? Sì. Lui potrebbe essere imbuffalito all'80%. Lui lo è al 120%, dovrebbe dirlo a Simeone. Allora, vediamo ma Simeone. No, allora, insomma, prima munizione sì. Di Simeone, 56esimo minuto. Sì. Andiamo a guardarla, magari qualche amico da casa non l'ha ancora vista, gliela proponiamo volentieri. Io non l'ho vista. Anche Luciano, hai visto? Prima munizione di Simeone per farlo su Çalhanoğlu. Ecco qua. Çalhanoğlu riparte, Simeone va un po' spalla a spalla. Rapuano propende per il giallo. Vabbè, ma siamo al 56esimo minuto. Per me poteva non essere giallo. Ma no, ma infatti, ma che giallo è questo? Questo poteva non essere. Cioè, ecco qua. E no, ma capisci? Ma non è una ripartenza, limite dell'area. Cioè, non è che sta fermando un'azione, ragazzi. Non è che si è lanciato. No, ma soprattutto alla luce della gestione del primo tempo. Certo. Cioè, è l'opposto. Però diciamo che non è clamorosamente giallo, cioè ma non, no, è, no, non è proprio non è giallo, non è giallo. Se tu arbitri non clamorosamente, se tu non arbitri, è giallo proprio. Non è no, giallo, se tu arbitri il primo tempo così, Ricky. Hanno ragione, non diciamo che non sia giallo. E beh, l'arbitro è lo stesso del primo tempo. Va bene, d'accordo, non è che è cambiato. Riccardo, hanno ragione. Io non l'avevo visto. Hanno ragione a reclamare. No, momento, a reclamare perché questo è un andiamo avanti. Allora, sentiamo anche Antonio. Non è più no che sì, impugna tutto il suo potere e tanto non può intervenire al VAR. No, certo. Ma il gioco del calcio non è questo, è molto di più anche. Certo. Fino a quello che concede
il regolamento. Ma poi, come sottolineato in studio, no? Cioè, dipende anche dal metro che tu hai già tenere. Ne abbiamo visti, okay, un metro gialli, cartellinistico. Qui ha usato il metro, dall'altra parte il decimetro. Però, esatto. Luciano, perdoni, abbiamo visto tanti gialli, magari ingiusti, dati così. No, ma io sono d'accordo. O magari falli, come abbiamo visto prima, in cui non è stato dato in altre giallo. Partite, però. Tu hai ragione, però in altre partite. Beh, qua no, siamo no, nella vabbè, stessa partita, però in altre partite, però non è che puoi dire se un arbitro arbitra male il primo tempo. E noi contestualizziamo tutto cioè, quello che fai sbagliato. No. 5 minuti. Allora, scusa. Prego. Allora, guarda Riccardo, io ti dico una cosa. Siccome sono abituato a certe partite, specialmente le finali, un arbitro intelligente, sapendo che ha dato me un giallo per un mezzo fallo, il secondo, che sarebbe anche da espulsione, certo, si gira dall'altra parte. Ho capito, ma il giocatore? Il giocatore non ha responsabilità. Il ma mica ma cosa ha fatto? No, il giocatore che sa di essere ammonito non entra in quel modo. Ma adesso vediamo, adesso vediamo l'altro. Cavolo, vediamo l'altro su episodio. Questo posso essere d'accordo. No, è per questo ma che dicevo che Mazzari deve essere arrabbiato. Io dico l'arbitro, guarda, io ti dico che quello potrebbe essere stato anche da espulsione. No, certo, però, l'arbitro intelligente non rovina la finale. Io sono d'accordo, lo so, però Luciano, però sul secondo fallo poi lo vedremo. Però c'è l'intervento al salvataggio anche del VAR, cioè non si può non vedere, perché poi non può evidentemente che evidentemente è stato creato nel Paolo, tempo, Paolino, la Juventus. Evidentemente il VAR non è entrato nel merito, ha dato ragione all'arbitro. Ma è certo, io, perché questo il protocollo questo sicuro. Ma la sostanza qual è? È che non c'era il primo giallo. Ma c'era, scusa, questo sono d'accordo. Io comunque però, guardate, però l'intervento di Paolino, scusa, ma tu dici che doveva vediamo l'episodio, ma tu dicevi che doveva intervenire il VAR per dare il rosso diretto? No. No, dico, se l'arbitro avesse fatto finta di nulla, non è che si certo, può far finta di nulla, si creano poi dei castelli di sabbia incredibili. È vero, Paolino, è vero, però è anche vero che questo qui, alla luce di quello che ha fatto, non doveva essere espulso. Però ragionando così questo è sbagliato. Vediamo, io ragiono col metro dell'arbitro. Sì, okay. Però poi ha fatto una cosa e poi lo completamente lo ha fatto. Allora, questo è il giallo. 5 minuti dopo, poi c'è la protesta. 60esimo di gioco, arriva il secondo giallo per Simeone. Secondo giallo che costringe il Napoli a giocare 30 più recupero. Guardate un po', questo perché è deve entrare 10. Così, perché questo deve è il fallo così di Simeone. Questo è giallo. In ritardo su Acerbi. Rappuano. Questo è giallo. Non ha dubbi. Secondo questo giallo. Questo è giallo. Espulsione. Applauso di Lautaro Martinez a sottolineare la scelta di Rappuano. Ma qui ci sta che ci sia l'ammonizione. Non ci sta la prima. Però ormai l'ha data, visto e considerato. Vergogna, urla Mazzarri. Allora, vi abbiamo raccontato di cosa Mazzarri ha raccontato a una nostra fonte diretta in post partita. Questo vergogna testimonia bene l'umore del mister del Napoli, che poi in conferenza stampa non si è presentato, ma quella è stata una scelta societaria. No. Sì. Lì non si è presentato perché si è presentato il presidente. Certo. Lasciamo stare, lasciamo perdere. Però anche lì è una gestione irrispettosa di una manifestazione, è vero, delle è sue regole e se vuoi anche dei tifosi del Napoli in particolare, che dopo una partita magari avrebbero anche piacere di conoscere il pensiero dell'allenatore e dei giocatori. Invece De Laurentiis, che gestisce la società, lo può fare come padre padrone, decide quando parlare, chi mandare. Però la cosa che mi fa un po' ridere è che ricordate Mazzarri dopo la partita con l'Inter 3-0, no? Per l'Inter lui disse: sono cambiato, non sono più la persona di prima, non parlo più degli arbitri, eccetera eccetera. E ieri è esploso. Però ecco, io no, con Mazzarri dai tempi dell'Inter ogni tanto qualche messaggino di incoraggiamento ci è scappato. Io ho trovato poco corretto il non presentarsi alla premiazione. Ma non è colpa sua. No, alla premiazione. Io parlo della conferenza stampa. Io parlo della premiazione. Si doveva presentare. Addirittura Pechino, quando vinse la Juve, non andò tutta la squadra, no? Perché Mazzarri, perché De Laurentiis la portò via. Qui De Laurentiis ha preso 5 milioni. Sì, però quindi, io dico, tornando all'episodio, sì, io posso fare una provocazione. Prego. Secondo me, se non dà il giallo, questo è un episodio che il VAR può intervenire.
perché può dare anche il rosso. Addirittura, lo rivediamo. No, il VAR, cioè, rosso diretto episodio? No, ci sta anche il rosso diretto. Rosso diretto? Ci sta anche il rosso diretto, però ha dato un calcio. Quindi no, ma è dato a calcio. Stai tranquillo, ragazzi, ha pestato il piede. Dov'è il calcio? Dai, dai. Sì, no, pestato guarda il piede. L'entrata. Dai, ha pestato il piede. Antonio? È arrivato in ritardo e ha pestato il piede. Antonio? Ho capito, ma... hanno fatto sempre la stessa cosa. Ci poteva stare rosso giallo, giallo tutta la vita, no, in presa diretta. Le lamentele dell'Inter avrebbe portato a una revisione, cioè però, a un VAR ha la possibilità di intervenire. Allora, non dico far cambiare idea, perché poi se non dà giallo qui ma scusate, ma il VAR secondo, ma voglio farvi una domanda precisa, ma Luciano, facciamola breve in un secondo. Cioè, fa bene il Napoli essere infuriato per questo doppio giallo a Simeone nel giro di 5 minuti, quando invece di Çalhanoğlu abbiamo visto due episodi forse più pesanti rispetto a quelli di Simeone, dove non ha preso manco un giallo. Cioè, voi foste direttori sportivi del Napoli, sareste arrabbiati? Punto di domanda. Posso dire una cosa? No, ma rispondete alla domanda, sì, sì. Però. Sì, secondo me fa bene, fa bene, ma pur con una gestione arbitrale incoerente, cioè l'Inter... ha vinto meritatamente. Certo, è quello che ho detto. Ma io non so, però io non so su questa cosa. Gli episodi qua siamo al 60esimo, il Napoli, cioè l'Inter non era mai stato pericoloso, forse una volta il Napoli non ha superato la metà campo. Ma l'Inter però non è che era stato dominante. Però io sarei come dirigente sarei arrabbiato a giocarsi i rigori. Però mi avete detto voi che è cambiata la direzione dell'arbitro, cioè l'arbitro ha cambiato da primo al secondo tempo. Comunque o e comunque, dell'altra o dell'una sarebbe stato sbagliato. Comunque se qui non dà il giallo protesta l'Inter. Sia chiaro questo. No, capito, perché ma l'Inter non c'entra niente sul fatto che dà però un primo è chiaro giallo che non Napoli, esiste. Il Napoli è risentito perché come? Abbiamo visto gli episodi prima di Çalhanoğlu, sì, abbiamo detto all'unanimità che erano tutti da giallo, uno e forse anche l'altro, due. Sì, ma quindi non, poi questo dopo... non vuol dire fare il paragone con Simeone. No, perché è detto un paragone, sì, perché non è detto che Çalhanoğlu fosse stato... Non su questo fallo, però ma non è detto che Çalhanoğlu abbia ricevuto il secondo giallo. Allora, vabbè, però, allora, no, non mi hai dato la scusate, qui non stiamo, no, momento, qui non stiamo discutendo. È cambiato no, aspetta, ma qui non stiamo discutendo. È stato buttato fuori Simeone per il secondo giallo, mentre Çalhanoğlu al secondo giallo non è stato buttato fuori. Çalhanoğlu non ha fatto interventi dopo l'ammonizione da secondo giallo. Dobbiamo, okay? Dobbiamo però. Quindi non puoi dire due... come l'abbiamo detto prima. No, non ha fatto. Ha fatto dicevo dopo. Cioè, non è che ha fatto un intervento dire. Simeone sì, Çalhanoğlu no. Çalhanoğlu... Riccardo, dobbiamo solo dire una cosa, che praticamente l'arbitro, dopo averlo ammonito la prima volta, questo non poteva fare a meno di non ammonirlo. Okay. Su questo esatto, penso che non ci siano dubbi. Certo. Poi dopo che abbia sbagliato la prima volta è un discorso. Certo. Ma io ti dico che gli arbitri di una volta, quelli che sapevano arbitrare con personalità... si giravano dall'altra parte, poi interveniva il VAR. Tu che sei stato dirigente, non ti arrabbi con Simeone? Ma certo, ma questo qui è un altro discorso. Che intervento è a tre questo è un altro campo. Discorso, qui parliamo del metro. Lo so, però anche il tu giocatore, dici... Il giocatore poi è un'altra ragazzi, cosa. Però adesso, cioè, tutto questo è l'errore di Simeone. No. Cioè, Simeone sbaglia, no, però anche Rapuano, ma che metro di giudizio capito, ha avuto ma cosa c'entra lì? Simeone sbaglia e paga. Però forse non doveva essere stiamo dicendo che c'entra lì. Però possiamo dire che... il Napoli c'è, si sente abbiamo detto, ma poi noi abbiamo detto fin dall'inizio che l'Inter ha fatto la partita. Io ripeto, Napoli l'ha subita e è ripartito. Io ripeto, quindi, sarei nella stessa posizione del tifoso del Napoli, però non c'è un paragone nelle stesse situazioni, perché qui si dice Simeone ha preso il secondo giallo mentre nel primo tempo a Çalhanoğlu non gli ha dato. No, Çalhanoğlu ha fatto due falli da giallo, ma Çalhanoğlu l'arbitro non ha sorvolato su un fallo di Çalhanoğlu già ammonito. Capisci cosa intendo? Cioè il paragone da primo secondo tempo non c'è. Vabbè, certo, non l'ha mai ammonito. No, no, però capisci. Cioè, non l'avrebbe ammonito probabilmente neanche se fosse entrato come Tarzan. Però capisci che è diverso dire... No, ma no, ti stai incartando. No, non mi sto incartando. Perché lui ha preso il secondo giallo. Ma scusa, lui ha preso il secondo... Ma se dice non gli ha dato il secondo giallo, quindi l'avrebbe... E certo, perché non l'aveva neanche il primo. No, ma ho capito, ma dopo... È ovvio. Io quello che sto dicendo... Io no, perdonami. Io non ho detto... A volte gli eccessi di difesa... Io ho detto solo che i due casi non puoi dire ha dato, illegittima ha dato, difesa. Non puoi dire ha dato il giallo a Simeone quando nel primo tempo non ha dato due a Çalhanoğlu. Non è la situazione, però, perché Çalhanoğlu non ha mandato mai un fallo da ammonito. Ma ti stai arrampicando. Tra l'altro ha preso il giallo nel fallo meno evidente degli altri. Sì, due. Ma ti stai arrampicando sui metri. Perché abbiamo detto tutti che è stato un arbitraggio insufficiente, perché assurdo. Poi ti posso dire perché un arbitro è internazionale, Rapuano?
internazionale. Però ti mandano a fare la finale di Supercoppa, certo, no? L'aggravante. E devi vendere un prodotto. Non puoi arbitrare una partita così. Per chiudere, non ci sono più immagini della moviola, no? Perché Barella prende l'ammonizione per protesta, sì. Mario Rui, sì, nel secondo tempo, su un angolo non dato, va muso a muso con Rapuano, urlandogli in faccia e angolo, e Rapuano vabbè, non ammonisce. Peggio, vuol dire no, che per dire, non conferma è che quello che diciamo noi. Gli ha creato gli angoli, gli ha creato gli angoli. Riccardo, però sei d'accordo con me che ci sono episodi più pesanti, altri meno. Cioè, se Mario Rui fosse stato ammonito, a che minuto? Stiamo facendo delle supposizioni. La realtà è un'altra, dai. Cioè facciamo delle supposizioni, la realtà è un'altra. Questo ha arbitrato un po' male, in una maniera un po' in un'altra. Cioè, poi arbitrare la finale della Supercoppa, cioè, in questo modo, no? Non puoi. Antonio, riparto con te tra due minuti. Lo sai che se Çalhanoğlu fosse stato espulso avrebbe saltato Inter-Juve, sì? Lo sai che Marotta si sfrega le mani perché sono tutte e due puliti per la Juve? No, ma un momento, però stiamo esagerando. No. Però, no, io sto dicendo, però sì, ragionamento. Non ti sto dicendo che è stato fatto apposta. Io preferisco però, sto con dando la Juve che non con la Fiorentina. Sì, allora, ripartiamo tra due minuti, bloccatevi lì, pensate ad altro, non parlate in pubblicità, vi chiudo i microfoni. Ritrovate, allora, stavo cercando di sguinzagliare un po' gli istinti primordiali di Antonio e Riccardo, buttando là nel mezzo Antonio, quello che tanti tifosi juventini sul web stanno mettendo all'evidenza, ovvero che se Çalhanoğlu fosse stato espulso avrebbe saltato il derby d'Italia, che pare leggermente importante in ottica scudetto. Ma io faccio dei ragionamenti visto quello che andrà referto, cioè saltano la prossima partita e non la Juventus. Ricordo anche tante intercettazioni che ho ascoltato nel passato, si ragionava un po' così, ma non voglio assolutamente mettere insieme i ragionamenti. Dico che a un dirigente, fossi io Marotta, sarei contento, visto quello che poi è capitato, non che ho pensato che sarebbe dovuto capitare quello, e non voglio fare troppi giri pindarici nel ragionamento, mi accetto, salto la Fiorentina e faccio più perché dopo c'ho la Juventus, che in questo momento è l'antagonista principale. Guarda che Marotta è contento. Secondo, non condanno l'arbitro per un cambiamento di gestione della partita se non c'è malafede. Vi spiego perché. Perché gli allenatori, i giocatori, tutti ci spiegano che ci sono 10 partite in una partita. Quell'arbitro non meritava forse di andare in Arabia in un viaggio premio, probabilmente ci sono arbitri potenzialmente più bravi, più avanti, più esperti, ma cambiare la gestione della partita, forse le indicazioni arrivano anche, no? Gestiamola tranquillamente, uno spot per il nostro calcio, i giocatori all'inizio si vogliono tutti bene, poi la partita si riscalda, la partita non decolla, l'Inter non vince 3-0 come vinceva con la Fiorentina e saltano dei meccanismi. Proviamo a metterci nei panni degli arbitri che poi sbagliano cambiando registro, ma l'errore più grave è avremmo detto qualcosa se l'Inter fosse stato 2-0 in vantaggio, se avesse chiuso l'occhio? No, dipende sempre dal risultato. Sai, Orsato dove è andato a fare il Salernitana Cagliari? Però avremmo detto... E questo qui praticamente potrebbe essere anche un difetto di chi ha mandato Rapuano... Comunque al contrario l'interista avrebbe protestato. Ma sì, ma tanto nel calcio protestano per tutti. Per ribattere senza polemica, perché quello che dice Polino, dal punto di vista invece dell'Inter, Çalhanoğlu e Barella saltano tutti e due Firenze per una regola cambiata, diversamente dall'anno scorso, sì, perché se fosse stata la regola degli altri anni... Çalhanoğlu e Barella avrebbero giocato con la Fiorentina. Chi l'ha votata questa regola? No, non, In Lega l'ha votata questa regola qua. Che secondo me... le ammonizioni e le espulsioni in questa competizione non avrebbero dovuto incidere. Cioè, comunque si sapeva prima che si giocasse. No, avrebbero però potuto giocare con la Fiorentina detto che con la Fiorentina entrambi avrebbero potuto prendere il cartellino giallo, quindi non è detto. Poi ripeto, ribadisco un'altra cosa, Çalhanoğlu non è mai stato a rischio di espulsione. Lui mi dirà no, capito, perché Riccardo, fatto falli, però non stiamo dicendo doveva essere espulso per secondo giallo. Il secondo giallo non c'era, certo, perché non c'è mai stata una funzione. Prova il fatto che a differenza di Simeone, ma non è detto che se ti danno il primo poi lui fa un intervento ancora così. Perché guarda Rachmani che ha giocato per un'ora da ammonito e non ha fatto falli da giallo. Questo è quello che io voglio fare, cioè, secondo me è così, poi
Allora, andiamo a leggere, ragazzi, le dichiarazioni dell'arbitro anonimo che ha voluto rilasciare un'intervista alle Iene e ha avuto modo di lamentarsi appunto della classe arbitrale, dei metodi della classe arbitrale, dei metodi di arbitraggio, designazioni e quant'altro. Leggiamo il primo stralcio di parole. Dice questo arbitro anonimo alle Iene: sono un arbitro di Serie A, attualmente in attività, e voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Quest'anno ci sono tantissimi errori degli arbitri in campo e al VAR che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori. Per esempio il caso del rigore negato al Bologna nel Juventus Bologna, del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genoa Milan o del recente fallo di bastoni su Duda in Inter Verona, poco prima che l'azione proseguisse e si arrivasse al tanto contestato gol dell'Inter. In tutti questi casi, inspiegabilmente, non ha sbagliato solo l'arbitro in campo, ma anche il VAR, che nonostante immagini chiare, ha deciso di perseverare nell'errore commesso. Quindi instilla un bel dubbio, cosa, quest'arbitro. Dopo c'è un altro stralcio, partiamo da questo. Non so se poi io magari ti anticipo quello stralcio, però c'è una cosa che già girava un po' nell'ambiente e che secondo me può dare corpo a questa tesi, cioè è che sia in atto una lotta di potere, di schieramenti dentro all'AIA tra arbitri, e che il VAR, secondo qualcuno, possa essere usato o non usato per aiutare o punire chi non è del tuo schieramento. Allora Paolo, ecco, ti faccio concludere, leggiamo la seconda una parte, una cosa guarda. Delicata, la però leggiamo. Una cosa che gira. No, ha ragione. Leggiamo la seconda parte così abbiamo un po' detto, aspetta, poi ti lascio il commento. Io ti dico dopo Paolo. Sì, io dico una cosa che gira in certi ambienti, non è una, cioè non è che lo no, so, è chiaro, è chiaro, cosa che però riporto da cronista, ecco, no, infatti, vi leggo quello che dice quest'arbitro, il secondo stralcio, poi vi lascio la parola, mi zittisco. Questa situazione è diventata insostenibile. Fai male a zittirti. Voglio sentire voi, mi interessa il vostro parere. Questa situazione, dice l'arbitro, è diventata insostenibile, sta condizionando le carriere di molti di noi. Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che questo continui ad arbitrare o meno. Se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo politiche, allora in questo modo c'è il rischio che si falsino i campionati. Molti di noi hanno la forte sensazione che non sempre i voti, le valutazioni e le eventuali retrocessioni o dismissioni a fine anno dipendono esclusivamente dalle nostre prestazioni durante le partite. Ogni volta che un arbitro viene chiamato al VAR può essere penalizzato nel voto che riceve dagli osservatori a fine partita, e se chi valuta gli arbitri sbaglia nella valutazione siamo poi sicuri che fanno carriera solo e sempre più bravi e che vengono retrocessi più scarsi. Qui c'è una parola che praticamente ti dice tutto. Prego. Gli arbitri, adesso qui io non so chi sia, può darsi che sia un arbitro che arbitra partite facili, eccetera, o meglio, non le migliori, prestate attenzione, che quando dicono che un arbitro è comprato, sono tutte stupidaggini dei tifosi queste qui, gli arbitri hanno già nella testa che quando vanno a arbitrare le partite migliori, la Juventus, il Milan, l'Inter, eccetera, se c'è mezzo fallo incerto, lo danno sempre a favore. Sudditanza psicologica. A favore, sì, la sudditanza, ma è certa al 100%, perché vogliono ritornare a riarbitrare, perché quello lì è il mezzo per diventare internazionali, è l'unico mezzo per diventare. Quindi allora c'è chi si lamenta e chi praticamente ne gode. Scusa Luciano, domanda, cioè se io arbitro questo contro l'Inter o il Milano o la Juve e fischio giustamente contro Inter, Milano, Juve, perché io poi non potrò riandare a arbitrare Milano, Inter o Juve? Ma chi l'ha detto questo? Io ho detto se c'è qualcosa di piccolo che guardasse. Ma ragazzi, ma io mi ricordo un'intercettazione del presidente federale Carraro quando c'è stato l'Inter Juventus, no, quando c'è stato l'Inter Juventus a ottobre del 94, del 2004, che dice al designatore chi è stato designato come, chi è stato sorteggiato come arbitro, Rodomonti, allora telefona e digli che non faccia praticamente regali alla Juventus. Questo qui sai che vuol dire? Che girano questi discorsi poi. Tant'è che il designatore, due ore prima della partita, chiama Rodomonti, gli fa tutta una manfrina e poi sai che gli dice alla fine? Gli dice attenzione, questa telefonata è stata tra me e te, altrimenti ne paghi le conseguenze. Queste sono le cose che purtroppo
si sono appurati dalle intercettazioni. Certo. Ma no, cioè, voglio dire, quelli... di una cosa, scusa Luciano. Certo, certo. Quello che lui dice, soprattutto la sudditanza, è una cosa comprensibilissima, no? Ma da queste dichiarazioni, poi la seconda parte delle dichiarazioni, cioè rispetto a una volta, adesso in questa eventuale lotta di potere o di interessi, c'è il VAR, e lo dice la fonte anonima. Sì. Ogni volta che un arbitro viene chiamato al VAR o no, può essere meno penalizzato. È vero, perché il VAR è uno strumento. Però ci siamo. Se io sono varista e ho degli interessi contrari a te, arbitro, ti chiamo... Non ti chiamo, ti questa chiamo... Paolo, però perché, questa Paolo, questa Paolo, come scusate. Però abbiamo sempre detto che il VAR, se uno va al VAR, prende... No, vabbè, è positiva la cosa, ma in un modo giusto, sì. Un secondo, ragazzi, tanto c'è tempo per volete tutti. Volete mettervi in testa che gli arbitri, come i tifosi, hanno una maglia. Poi ci sono quelli che esercitano in una maniera e altri in un'altra. Ci sono state delle squadre che addirittura avevano degli assistenti che facevano le relazioni. Sì, però credo c'era un arbitro che è diventato il maggiore arbitro, che era tutti i momenti a colloquio con una società di calcio, solo una. Quindi di che parliamo, anche questo che è qui dentro, che fa queste dichiarazioni, però, cioè, certo. Lascia il tempo però, che trovi. Però qua, Luciano, scusate. Mi sembra che sia una lotta più interna. Bravo, qua è proprio una lotta di potere. Ma guarda che è interna, quasi esulano le squadre. Il concetto che passa è: io non ti chiamo apposta per farti un danno. No, io non ti chiamo apposta per non farti passare per pirla. L'utilizzo, non so. Oppure c'è il contrario. Cioè, ti chiamo, quindi, è il contrario. Perché dicono che andando al VAR sembra che ti attribuiscono un punteggio inferiore. Se io ti chiamo faccio risaltare il tuo errore. Il tuo errore viene penalizzato, tu non sei bravo. Ma scusate, quando si tratta di potenza, quando si tratta di immagine e di carisma di un arbitro, voi basta che sentiate l'intercettazione, tra me anni un arbitro e gli dice: a mezzanotte vengo nel ristorante tuo, entro dalla porta dietro perché non mi vedano, per parlare con Galliani. È sufficiente questo. Quindi è una lotta politica e di arrivismo. Secondo perché... me, Luciano, una volta c'era più potere da gestire e i club diventavano un po', no? Cioè la politica sportiva, i club diventavano un po' strumento di questa lotta. Secondo me adesso è più una roba circoscritta tra loro dentro l'AIA. Paolo, è il VAR uno strumento. È sempre la stessa cosa, perché c'è chi si raccomanda una società e chi è un'altra. Poi dopo le società magari hanno meno potere ora. Sì, ma non c'è più quella roba che c'era prima, loro. Ora magari c'è meno personalità nelle società di calcio. Sono più quelle figure, cioè nel senso, capito? No, ma io su questo sono d'accordo, però conosco i soggetti che hanno nella testa di arrivare facendo le cose migliori nelle partite migliori. E questo praticamente è quello che scatena la lotta tra di loro. Però quello che emerge è questo, che potrebbe essere collegato al tuo, è che quello fa emergere apposta l'errore per in maniera tale che quello lì non vada poi... Ah, tu parli con il VAR. Esatto. Capito? No, esatto, questo voglio capire. Se arriviamo a queste cose qui, praticamente... Però quest'arbitro sta dicendo, allora è per questo che in Inghilterra non vogliono sentir parlare del VAR. E adesso lo sta contestando anche in Spagna. Appunto. Cioè, allora, VAR, guarda che... No, aspetta, poi sta venendo fuori anche questo concetto, no? Quando diciamo fuori gioco, ok? Che magari è millimetrico, centimetri, e spesso diciamo: ci fanno vedere quando parte sto fuori gioco? Sì, no, ma spesso non ce lo fanno vedere. Ragazzi, il dubbio sta venendo fuori. Ma infatti, quest'arbitro dice che. Perché là si tratta di centimetri, ma se mettiamo queste cose nel concetto, è meglio sopprimere il VAR. Il discorso è questo. Mi fate sentire anche Antonio, scusami, Ricky, così finiamo il giro di banco. Antonio. Che purtroppo queste parole, queste pesanti accuse che arrivano da uno che arbitra ancora, poi aggiungo un piccolo particolare che stiamo seguendo come redazione anche su Radio Bianconera, mina veramente la credibilità di tutti noi del sistema calcio, ed è un pugno nello stomaco per tutti, anche in queste trasmissioni dove abbiamo ripetuto non parlerei di malafede, non parlerei di perché a questo punto se no. Quindi ci siamo tutti autodifesi in questo ambito. Sono parole veramente pesanti, sono accuse pesanti,
diciamo che c'è qualcosa che non torna nel sistema arbitrale, nel sistema calcio, nel sistema politico-calcistico. E non è l'aggiunto o meno del VAR, perché a mio avviso il VAR ha ampliato la possibilità di imporre il proprio potere, come dite voi, mettendone uno piuttosto che un altro del proprio partito, eccetera. Ci sono delle scappatoie pericolosissime. È uno strumento di lotta di potere. Paolino, scusa. Qui i tifosi sono i primi che meritano rispetto, per tornare ad un vecchio ragionamento che abbiamo fatto anche tra di noi. Allora, io ti dico una cosa. Ti basti sapere le testimonianze di qualche arbitro al processo di Calciopoli. Ti basti questo per pensare le lotte che ci sono? Addirittura quell'arbitro ha detto che aveva parlato con me, io appena lo conosco, quindi mandato da chi? Probabilmente di chi era amico, probabilmente di chi era amico quell'arbitro, non certamente della Juventus, ma di un'altra società, sempre a Strisce, ma un'altra società. Però ecco, tornando alle dichiarazioni di questo arbitro, crolla un mito. Perché noi abbiamo sempre detto che il VAR è l'unica cosa giusta e l'unica cosa che non sbaglia. No, io l'ha detto te, io non l'ho mai detto. Però diciamo il 90% ha sempre detto che il VAR sui fuorigioco è infallibile, adesso che c'è il fuorigioco. Però questo arbitro ci dice che in una partita recente è stato messo il frame sbagliato. E quindi anche lì ti mette il dubbio. Sulla questione del VAR, potrebbe essere, siccome fa i nomi di quelli che stavano al VAR in quel momento. Dicendo la partita, Maurizio ha paura a venire allo scoperto. Maurizio l'ha sempre detto questa cosa. Fai vedere qual è il frame. È vero. Riconosciamo a Maurizio Biscardi che ha sempre sostenuto questa cosa di capire qual è il frame. Si fanno sempre vedere quando fermano i due giocatori, no? Che sono in fuorigioco o meno, non ci fanno mai vedere quando parte il pallone. Dovrebbero farci vedere entrambe. Sì, effettivamente è quando parte il pallone. Che si però non ce lo fanno mai vedere. Però danno per scontato che noi ci si fidi, ecco. Elimini il VAR. Se metti in dubbio una cosa del genere, praticamente resta solo il questa dichiarazione qua di un arbitro che attualmente abita in Serie A, cioè crea parecchio scompiglio. Mi permettete l'aggiunta di una piccola inchiesta che abbiamo fatto. Da prendere veramente con le molle ancora, si parla di arbitri, cioè in questa chiacchierata di chi avrebbe potuto parlare, non sono il parlay copia e incolla dei social, ma qualcosa pochino di più, di qualche arbitro che pensava di poter meritare di andare a Riyadh, perché è un grande palcoscenico, è un una grande kermesse di merito. E sembrerebbe che le indicazioni che arrivano da chi ha fatto questa inchiesta pregevole, che sia la lamentela a voce alta e mascherata di qualcuno che pensava, gli era stato garantito di poter andare, di essere tra i candidati, ecco, non sicuramente di essere uno dei candidati ad andare rispetto a chi poi è andato anche in questa partita o magari anche in altre, e quindi le fazioni, si allarga macchia d'olio il problema, secondo me. Confermata questa pesante indescrizione, pesante accusa, non la mia, quella fatta da questo personaggio. Adesso non so chi c'era qui nelle precedenti trasmissioni, era stato ventilato, forse ne parlavamo con Paolo una volta, che qualcosa all'interno dell'AIA non andasse, e questo è già uscito. Ma vogliamo dirci una cosa, diciamola. C'è qualcuno che va a parlare in televisione a DAZN che deve difendersi da una partita in Toscana? Eppure quello lì fa parte del contesto arbitrale. E no, io non dico che sarà colpevole, però ci sono dei problemi. Allora, quando arrivi ad andare anche in televisione per dire questo è stato fatto, questo fallo, non è stato ammonito, eccetera, e te lo dice magari uno che deve difendersi personalmente. No, perché poi è vero, il tifoso ci va di mezzo. Ma di che parli? Ma il tifoso ci sta anche male se fa se vince per una magagna. Al tifoso basta vincere. Io devo ammettere, certe volte sono abbastanza ottuso. Ma tu sei un tifoso particolare. Dopo Inter Verona, cioè mi prendo i tre punti, però
vedo le immagini e dicono se avessero fatto a me una roba del genere ti sarebbero girato. Sei un tifoso particolare, però non so tutti come te. No, ieri sera quando sì l'Inter ha vinto la Super Europa, bello, però comunque ti rimane il dubbio, ecco adesso ci dicono che rubiamo, ci stanno, cioè, capisci? E viene fuori il discorso di guardie e ladri. Questa cosa qua però è un po' più grave, perché è vero che tu ci l'acqua calda, gli arbitri e quanto, qui c'è una cosa. Beh, molto sai, diverso, qui poi va tutto verificato, se è veramente un ex arbitro. Il campionato falsato, sta sì, parlando. Però bisogna verificare tutto, bisogna vedere te se è un arbitro davvero in attività. Cioè, oggi se non c'hai nome e cognome, dice carità, che è in attività, ti parla devi anche di altri 5 arbitri che siano per magari un guardalino, un assistente, un arbitro di Serie C. Dobbiamo fermarci, non c'erano delle ombre importanti su questo. Le ombre già le avevamo un po' ipotizzate, adesso diciamo. Torniamo a fare la richiesta di VAR. Ha una panchina una volta per tempo. Una per te. E lì si trova il. Ci deve fermare.